Grazie Presidente, ho ascoltato anche io con molta attenzione il dibattito, le critiche, le considerazioni dell'opposizione e anche le argomentazioni della maggioranza e ho molto apprezzato la replica del vice sindaco che dà conto di un lavoro eccezionale. Non so se è un capolavoro, ma sicuramente è un lavoro di straordinaria importanza. Io mi ero preparato così come bozza alcune considerazioni da fare, ovviamente aggiungerò un passaggio su quello che ho ascoltato poc'anzi. Io credo che questo rendiconto, unitamente al bilancio di previsione, ha una grandissima valenza politica. Non è solamente un atto di natura finanziaria, di consuntivo, economica. Il rendiconto consente di dare il via libera a tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi. Cioè, con l'approvazione e l'esecutività del rendiconto di oggi, noi siamo in grado di mettere in atto cose che sembravano impensabili. Pensiamo all'unione tra il bilancio di previsione e il rendiconto su quello che riguarda, per esempio, il piano assunzionale. Che se noi non approviamo il rendiconto, noi non avremo il via libera dalla commissione ministeriale e praticamente le circa 1000, 2000, 1500, 1800 non le avremo. E probabilmente anche questo ritardo nell'approvazione di oggi ci farà slittare di 15 giorni. E quindi diciamo la prima assunzione di responsabilità, approvare un rendiconto che non è solo un'operazione contabile e portare a casa 2000 assunzioni. Vorrei ricordare che mentre si contano nelle altre città svendita o comunque mortificazione dei servizi di rilevanza costituzionale, ci chiamano ogni giorno da Roma per farci partecipare alle assemblee dei lavoratori della nostra Napoli Servizi, per capirci, la Napoli Servizi romana, per come abbiamo fatto a salvare le nostre aziende. Vorrei ricordare ASIA, contratto di servizio 15 anni, Napoli Servizi 3 anni di copertura economica, 10 anni di contratto, ANM, l'ha detto Enrico Panini prima, però ci voglio ritornare, perché tutto questo si può realizzare se noi approviamo il rendiconto. Cioè stiamo parlando di un'operazione senza precedenti. Il mantenimento dei servizi, il mantenimento delle risorse nel sociale. Insomma, è un rendiconto che, ve lo dico sinceramente, mi lascia molto perplesso, non, come dire, caricarsi anche orgogliosamente il fatto di aver contribuito a tutto questo. Cioè, oggi uno potrebbe fare una narrazione, io l'avrei fatto adesso, ma lo farò da domani mattina, di che cosa significa quello che stiamo facendo per la città. E se oggi attraverso il bilancio di previsione, il rendiconto e aggiungo quello che domani pomeriggio approveremo in Consiglio metropolitano con i 100 milioni che arriveranno alla città di Napoli e 330 agli altri comuni, io penso che questa maggioranza, ma forse l'intero Consiglio comunale alla fine lo potrà fare, ma sicuramente lo può fare questa maggioranza, sicuramente lo farò io, andrà in giro da domani mattina a dire cosa significa tutto questo. E se noi possiamo, come dire, andare in giro e dicendo che faremo centinaia di assunzioni, che abbiamo messo in sicurezza il Comune di Napoli, che stiamo valorizzando il patrimonio immobiliare, che abbiamo aumentato la riscossione, andiamo bene alla lotta all'evasione, abbiamo un piano strategico di lotta ai cambiamenti climatici e abbiamo strade, parchi, diritto all'abitare, cioè una cosa che io qualche mese fa e qualche anno fa, se qualcuno me l'avesse raccontato, avrei detto che era non un visionario, un utopista. E allora se oggi arriviamo qua, io sinceramente credo che sia un torto, lo dico a Mario Coppedo e al gruppo, che voi non vi intestate politicamente questa vittoria. Cioè questo risultato non è un risultato solo di Luigi De Magistris e della sua giunta, non è il risultato solamente di dirigenti, funzionari, impiegati, è un risultato delle fatiche che la coalizione politica, condivido, ha messo in campo in questi anni. Cioè adesso è venuto il momento, almeno oggi, secondo me, di intestarsi una vittoria di coalizione. Poi, come dire, non mi sfugge, ma l'abbiamo sempre fatto, caro Mario, e ti ringrazio anche di averlo ricordato tu, nella franchezza, nel rispetto, nella dialettica e nella lealtà dei nostri rapporti.
C'è il momento del dissenso politico anche all'interno della coalizione, c'è il momento del confronto, c'è il momento di guardare alle cose che non vanno per ripartire meglio. Ma insomma, io credo che questo è un successo clamoroso dal quale secondo me è proprio un errore in qualche modo non intestarsi e dire semplicemente, come dire, riconosciamo il risultato tecnico ma esprimiamo un nostro disappunto per delle cose che non ci piacciono in questa sede. Cioè, questa è la sede dove la coalizione deve esprimere l'orgoglio del risultato raggiunto, è come dire che avete contribuito fino a stamattina a questo risultato e poi a un certo punto c'è una cosa di questo tipo. Quindi io penso che posso raccogliere il grido di dolore politico, che lo faccio proprio, perché io non riesco a immaginare questa coalizione senza la sinistra. Per me non è una questione di numeri, è una questione di prospettive, perché io vedo grandi prospettive avanti a noi. E quindi io non posso sottovalutare quando in una sede così importante come il Consiglio Comunale, in un giorno così importante, un gruppo politico avverte l'esigenza di esprimere un dissenso. Io ho il dovere, diritto, di farvi ripensare su questa scelta, perché credo che sia giusto per voi, non per me, non per l'amministrazione, e nemmeno per tutta la maggioranza, perché so per certo che voi siete stati determinanti a questo risultato e so per certo che da domani di questo risultato non se ne può intestare solo una parte della maggioranza che voterà questo bilancio, ma lo dobbiamo fare tutti, perché guardate, io veramente ci vorrei un attimo e poi chiudo, ritornare sulla straordinarietà della messa insieme di tutto questo. Cioè, non puoi ragionare, il bilancio di previsione è una cosa, il rendiconto è un altro, il piano strategico, la messa in sicurezza delle società partecipate. Cioè, da domani una maggioranza che si è caricata per mesi e mesi una fatica, siamo arrivati ad approvare dei bilanci che lo sappiamo solo noi come siamo arrivati, l'ha detto Enrico Panini prima, abbiamo superato ostacoli, no, da ultimo la manovra che è stata fatta, cioè un lavoro davvero straordinario, il cui merito tecnico sinceramente non va né a me, né ad Enrico Panini, è un lavoro di squadra dell'amministrazione. Io qua non posso non ringraziare dalla direzione generale, alla segreteria generale, all'avvocatura, alla ragioneria, al bilancio, alle partecipate, agli impiegati, al personale che qua, cioè un grande lavoro di squadra, non merita questo lavoro una ricaduta di una dialettica politica in una maggioranza che è molto solida ma che è anche molto dialettica, perché qua non c'è una monarchia illuminata o una monarchia oscurantista o c'è un sindaco che decide tutto, noi siamo un gruppo molto composito, siamo un'esperienza anche molto anomala nel panorama nazionale, siamo l'unica esperienza, come dire, completamente fuori dagli schemi che stanno. Credo che questo sia la sede in cui noi raccogliamo, ma mi pare che anche il capogruppo del Movimento Democrazia e Autonomia l'ha detto adesso, sicuramente lo farò io, ma è una bella pagina anche per la città, che la maggioranza, io non voglio credere che l'opposizione lo voti perché ha già detto che non la vota, però ha dato il suo contributo, come dire, anche quando io non condivido nulla di alcune argomentazioni, però le ascolto perché posso sempre trovare in qualche argomentazione qualche elemento che mi convince. È stata una dialettica corretta, un'opposizione devo dire molto corretta stamattina, nell'ambito di, sanno anche loro perfettamente che questo è un bilancio, un rendiconto importante, è importante per la città, insomma a me non interessa portare a casa il risultato solamente sul piano tecnico e finanziario, perché da domani, come dire, io politicamente me lo vado a intestare e me lo potrei addirittura intestare a quel punto maggiormente, non voglio dire da solo perché non mi piace fare, questo è veramente un successo di squadra, cioè non saremmo arrivati qua se noi non avessimo avuto i nostri 25, 24, 23, 22, a seconda dei momenti, numeri. Oggi secondo me sarebbe un numero davvero mortificante non avere, come dire, l'apporto non di un numero ma di una componente politica che io sinceramente non solo me la voglio trovare adesso ma me la vorrei trovare nelle prossime sfide politiche e aggiungo amministrative. Quindi non è un appello che faccio a titolo di amicizia, perché l'amicizia sta a prescindere dalla politica, è un appello che mi sento di fare a un punto di vista politico come capo della coalizione. La critica l'ho raccolta, che non era credo indirizzata a me personalmente ma al momento, diciamo, generale, che è un check significativo. So di cogliere delle sensibilità importanti anche composite all'interno di quel gruppo, io, e chiudo, mi farò carico chiaramente da domani mattina
di riunire una riunione, di convocare una riunione di maggioranza per verificare come ripartire in maniera ancora più forte per i prossimi 2 anni dal punto di vista amministrativo e politico e come guardare a una prospettiva ampia che ci vedrà sicuramente insieme, perché io sono un uomo di sinistra, seppur autonomo e movimentista, non sono inserito in una gabbia. Quindi, insomma, un sindaco che ha idee di sinistra non può che stare in una coalizione dove ci sono componenti diverse, che vengono anche davanti a me, ma ci deve stare una componente di sinistra. Quindi davvero mi rivolgo al capogruppo, chiaramente di sinistra, di Mario Coppedo, credo che sia sicuramente un gesto importante. Se poi ritenete di confermare l'astensione, noi andiamo avanti, chiaramente, perché la città poi è più importante di tutto, perché ovviamente la città è quello che viene prima di ogni cosa, anche oltre le nostre scelte individuali. Quindi oggi comunque è un bellissimo giorno. Io chiudo il mio intervento con un grande sentimento di commozione, perché da domani finalmente potremo raccontare alla città tutte le cose che si faranno. Non sarà un programma, il programma lo lasciamo alla prossima campagna elettorale. Saranno le cose che si faranno e inviteremo cittadini innanzitutto, maggioranza e opposizione, a controllarci invece sulle cose che non riusciremo a fare rispetto a quelle che sono programmate. Questa è la grande sfida e io mi carico come garante l'obiettivo di realizzare tutte le cose che stanno nel bilancio di previsione, nel piano strategico e nel rendiconto consuntivo. Mi ero preparato altre cose, ma credo che è sufficiente, mi auguro, quello che ho detto. Grazie. Grazie, grazie.